Vi facciamo vedere adesso come un paziente in autonomia può utilizzare le apparecchiature di telemedicina stando nella propria abitazione. Adesso la nostra paziente misurerà la pressione con quello strumento, che è un manometro collegato in Bluetooth, quindi senza cavi, all'apparecchiatura principale di telemedicina. Non fa altro che con un apparecchio comune indossare lo strumento, quindi, e completamente in autonomia eseguire la misurazione schiacciando un tasto sull'apparecchio. Dall'altra parte il medico è sempre collegato, quindi se la paziente esegue qualche manovra in maniera sbagliata può dargli delle indicazioni per correggere. Tempi tecnici dell'apparecchiatura, tra un minuto avremo la misurazione, l'indicazione della misurazione, eccola qua, e come vedete sul monitor i dati sono stati già inviati alla centrale medico-operativa. A questo punto il medico dall'altra parte ci dà conferma di aver ricevuto i dati. A questo punto il paziente misura la frequenza cardiaca e la saturazione d'ossigeno con un altro strumento, il saturimetro, che è anch'esso collegato in Bluetooth all'apparecchiatura. È sufficiente inserire il dito in quello strumento e attendere qualche secondo in modo che anche in questo caso l'apparecchio trasmette direttamente alla nostra box e quindi alla centrale medico-operativa. Ecco qua la conferma in video che i dati sono stati inviati. A questo punto un'ulteriore conferma ce la dà il medico. Dottoressa Io? Ok, 99%. Benissimo, ottima misurazione. L'ultimo strumento in questo caso è lo stetoscopio. Viene acceso con un tastino dal paziente sulla campana e il paziente posiziona vicino al cuore lo strumento, seguendo le indicazioni del medico per quanto riguarda lo spostamento della campana stessa. Il medico dall'altra parte indossa l'auricolare in maniera da auscultare il cuore. Se ci fossero delle posizioni sbagliate o delle posizioni ulteriori che il medico vuole auscultare, non fa altro che dare indicazione in video al paziente. Una volta avuta conferma che tutto è andato a buon fine, il collegamento si conclude e il paziente si dà appuntamento per un successivo incontro in telemedicina con la centrale medico-operativa. A domani! Ci vediamo domani. Buongiorno.